Buonasera a tutti i web spettatori e agli internauti per questa nuova puntata di Spazio Economia e Mercati su Liberi TV. E sono Alfredo Pauciulo che, come al solito, conduce questa trasmissione. E riprendiamo dopo la pausa delle festività natalizie per il nuovo anno. E fortunatamente siamo tutti qui in barba e maglia che ci volevano estinti al 21 dicembre del 2012. Che, come dicevamo nella puntata in cui ci eravamo lasciati, a nostro avviso non era altro che una di quelle profezie spesso fatte circolare ad arte che segnalano spesso piuttosto che dei cambiamenti di epoca a livello sociale o di civiltà, segnalano soprattutto dei cambiamenti di epoca a livello economico, sulle agende geopolitiche di stati e di corporazioni. E quindi in questo senso diciamo che col 2012 è andato via il primo ostacolo sui debiti pubblici mondiali, perché nel 2012, come avevamo detto in altre occasioni, soprattutto nelle prime puntate, nel 2012 scadevano la maggioranza la buona parte del debito pubblico occidentale, c'era diciamo quindi un picco nel 2012, picco che comunque è solo stato allontanato, non è stato scongiurato, e noi in altre occasioni, in altre sedi, abbiamo spiegato a dei colleghi e a degli amici come in realtà questo picco è stato spostato come scadenze al 2015, laddove ci troveremo ad affrontare il rinnovo delle scadenze dei debiti pubblici di Canada, degli Stati Uniti, e per il Canada siamo a metà del debito pubblico canadese che andrà a scadenza in quegli anni, e per il resto dell'Occidente. Così per la Germania, per l'Inghilterra e per l'Italia, diciamo, superato il picco del 2012, si avrà ancora un piccolo picco del 2015, ma rispetto ad altri paesi la percentuale più grossa per l'Italia è andata nel 2012. Mi sono introdotto alla trasmissione di stasera con quest'argomento. Perché? Perché sicuramente i web spettatori avranno osservato che lo spread sui titoli del debito italiano è diminuito dal momento in cui Mario Monti si è dimesso, o meglio, il governo è in carica solo per le funzioni di ordinaria amministrazione, e per il momento in cui si è andati con certezza verso le urne. Cosa che sembrerebbe strana, perché una situazione del genere dovrebbe quantomeno far pensare a un periodo ancora più caotico. Invece i mercati hanno risposto non solo acquisendo titoli di Stato italiani, ma anche titoli di altri paesi in difficoltà dell'Eurozona, in particolare della Spagna. E nel frattempo i mercati azionari si sono portati a ridosso dei massimi dell'ultimo anno, e quindi sono ancora in quella zona in cui dicevo nell'ultima puntata, dove i portafogli monetari internazionali stanno decidendo, attraverso i fondi o attraverso fondi privati, stanno decidendo se continuare l'acquisto di azioni e di asset o invece prendersi una pausa per poi riacquistarli più in basso. E dicevamo, questa diminuzione dello spread sui titoli di Stato italiani e degli altri paesi, tra virgolette, in difficoltà dell'Eurozona, è dovuta, a nostro avviso, soprattutto a due fattori. Innanzitutto, proprio il fatto che in Italia ci sia per 2 mesi questa pausa, tra virgolette, governativa, ha fatto sì che, a mio avviso, che investitori di fondi monetari, e quindi di fondi a breve scadenza, abbiano momentaneamente acquistato titoli del governo italiano, titoli del debito italiano che avevano e che hanno ancora dei rendimenti superiori ad altri titoli di Stato, come quelli della Germania, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, per avere delle percentuali superiori di interesse, perché ancora oggi comunque il titolo di Stato a 10 anni offre il 4%. E questo proprio perché, in virtù del fatto che un governo che fa ordinaria amministrazione non può decidere eventualmente azioni straordinarie sul debito, non so, tipo dei tagli al valore del debito, di rimborso del debito,
Credo che questo sia stato un fattore che abbia spinto molti gestori dei fondi monetari ad entrare sui titoli di Stato italiano per detenerli fino a circa, credo, un paio di settimane prima della scadenza elettorale, laddove una volta che ci sarà un nuovo governo, che sarà completamente in carica con tutte le sue funzioni, potranno essere rialimentate quelle preoccupazioni rispetto al fatto che un qualche governo possa decidere di risolvere il problema del debito con dei tagli al debito stesso o con delle operazioni di intervento economico sull'economia del paese che non garantiscano o comunque facciano paventare la possibilità di che non sia garantito il rimborso del debito. C'è da dire che oltre a questo c'è un cambiamento di fattori geopolitici in atto laddove si vede, per esempio, che negli Stati Uniti con il fiscal cliff, precipizio fiscale, cioè il fatto che bisognava rinnovare le agevolazioni fiscali fatte già negli ultimi anni da Obama, si è corso il rischio di non rinnovarle, beh, questo ha spostato l'attenzione di politica economica di nuovo sulle problematiche degli Stati Uniti. E quindi questo potrà comportare, a nostro avviso, nei prossimi mesi, se dovesse di nuovo, come immaginiamo, essere al centro delle attenzioni, dovesse essere al centro delle attenzioni gli Stati Uniti, con i loro problemi, relativi al rinnovo di queste agevolazioni fiscali, che comunque non sono, vogliamo ricordare, non sono state completamente coperte con l'accordo trovato il 31 dicembre al Senato e al Congresso USA e che ripresenteranno la loro problematica a metà febbraio. Beh, in questo caso l'attenzione spostandosi di nuovo sugli Stati Uniti potrebbe comportare, proprio come diversivo da parte dei settori governativi degli Stati Uniti, movimentazioni geopolitiche che facciano in qualche modo da deterrente alla situazione di bilancio problematica degli Stati Uniti che verrà di nuovo a ripresentarsi a metà febbraio. Anche perché a metà febbraio, oltre a decidere come coprire effettivamente tutte queste agevolazioni fiscali, che in parte è stato già deciso in queste misure prese al 31 dicembre, al 1 gennaio, al Congresso e al Senato americani. Ma soprattutto ci sarà di nuovo autorizzare l'aumento autorizzare l'innalzamento del tetto del debito statunitense che è arrivato a 16 mila miliardi di dollari e questo comporterà di nuovo una dialettica tra i democratici e i repubblicani. E che se laddove anche in questo caso non dovesse trovarsi un accordo, partirebbero i tagli alla spesa automatici, gli aumenti di tasse indiscriminati in maniera automatici, perché negli Stati Uniti hanno un meccanismo legislativo che prevede laddove non ci sia un accordo tra i vari partiti nei due rami del Congresso, parte in automatico tagli alla spesa o aumenti della pressione fiscale. Quindi sostanzialmente avremo sia sul fronte statunitense sia sul fronte europeo, dovremmo avere più o meno un mese e mezzo, un mese di relativa calma. Poiché però i mercati azionari in questi ultimi mesi hanno avuto un bel balzo in avanti, ricordiamo in particolare l'indice italiano che dal minimo del 25 luglio ad oggi ha quasi fatto un rialzo del 50% e anzi per alcuni titoli rialzi come nel caso degli energetici il rialzo è stato nell'ordine del 60-70%, è possibile che assisteremo ai prossimi giorni quantomeno ad uno stabilizzarsi delle quotazioni. E come ci eravamo ripromessi nell'ultima puntata, oltre ad offrirvi lo scenario geopolitico attuale, e senza di nuovo ricalcare o riportare quello che è lo scenario che noi paventiamo a livello di medio termine, ci eravamo
ci eravamo ripromessi di darvi delle indicazioni utili per fare degli investimenti in questo periodo, non diciamo senza rischi, ma che quantomeno possono avere dei ritorni interessanti con un minor rischio rispetto a un normale investimento in attività rischiose. E in particolare vi invito a tenere sotto osservazione il mercato degli immobili, perché stiamo assistendo finalmente al picco. Finalmente, tra virgolette, mi dispiace dirlo, ha dei deprezzamenti più o meno di una certa interessante consistenza sugli immobili. Credo siamo ancora lontani dal minimo che mi aspetto, però si può iniziare a guardare con interesse al mercato immobiliare. Ribadisco, nello scenario che noi abbiamo prospettato nelle scorse puntate, riteniamo che sia cosa utile soprattutto comprare immobili residenziali, in particolare immobili residenziali di non grossa metratura, diciamo intorno tra i 60 e i 100 metri quadri. Perché? Perché nei prossimi anni, a nostro avviso, a prescindere da chi vincerà le elezioni in Italia o nel mondo, ci sarà, a nostro avviso, proprio per un ridimensionamento dei redditi dell'economia, per ragioni strutturali di sistema. E questo comporterà che molte famiglie dovranno mantenere o venderanno le proprie abitazioni, o che comunque abitano ancora in abitazioni in affitto, si troveranno costrette tutte a dover affittare nuove case di dimensione minore, in modo da pagare meno come affitto. In questo senso, quindi, pensiamo che sia più utile investire in immobili residenziali che abbiano delle metrature non troppo piccole, ma nemmeno eccessivamente grandi, che abbiano queste metrature tali che possano offrire comunque uno spazio decente di vita alle famiglie e che comunque siano abbordabili maggiormente a livello economico. Quindi sicuramente l'attenzione andrebbe agli immobili di tra i 60, 70 metri e 100 metri, possibilmente in parchi recintati, perché prevede chiaramente. Se si dovesse verificare lo scenario che avevamo paventato nelle scorse settimane, questo comporterà un aumento della microcriminalità e chiaramente un aumento, una maggior preoccupazione, soprattutto per chi ha degli immobili o comunque degli immobili solitari oppure degli immobili delle case in palazzi che affacciano direttamente sulla strada e che sono facilmente accessibili dalla strada e che possono essere esposti, ecco, maggiormente ad atti di piccola criminalità. Quindi, in questo senso, è preferibile scegliere nell'acquisto di un piccolo appartamento, scegliere di acquistarlo all'interno di parchi recintati piuttosto che all'interno di edifici che danno direttamente sulla strada. E questo per quanto riguarda gli immobili. Poi è chiaro, va visto di volta in volta se c'è qualche immobile di pregio anche a livello commerciale che viene effettivamente svenduto di molto rispetto ai prezzi anche attuali e che insomma si valuta di volta per volta o possa effettivamente di essere un affarone, perché magari anche già affittato, affittato con una rendita tale da che compensare l'investimento o gli interessi sull'investimento che si va a fare, a quel punto chiaramente non c'è problema ad acquistare anche se si trova in quell'immobile situato diversamente da come abbiamo indicato. Dicevamo anche il mese scorso di tenere sotto osservazione le azioni. Sì, i mercati azionari ancora sono saliti ancora di poco, hanno fatto un altro 5% di rialzo. E in effetti sono proprio salite di più le azioni che rappresentano le azioni di aziende dei settori che indicavamo, in particolare l'energia, con l'Eni, Enel ed altre che sono salite più anche del settore finanziario e di altri settori. Continuiamo quindi a mantenere un'attenzione particolare per i settori dell'energia, per il settore degli alimentari, per il settore di tutti gli altri beni la cui domanda è abbastanza rigida.
Chiaramente ai prezzi a cui sono arrivati ora, se fossimo in condizioni economiche più o meno normali, direi che sarebbero ancora da acquistare, perché ancora il rendimento rispetto agli utili che fanno queste aziende è abbastanza elevato. Si consideri che sulla sola Enel, anche al prezzo più o meno attuale di circa 3,20 euro, rispetto a un dividendo che offre ogni anno 26 centesimi di euro e che potrebbe essere più o meno mantenuto, siamo intorno a un rendimento dell'8%. In genere questo tipo di rendimenti prevedono, rispetto al fatto che i tassi sono molto bassi, si prevedono ancora bassi per un paio d'anni, in genere questo tipo di situazione favorisce ancora l'aumento dei valori azionari di queste aziende. Chiaramente, dato che la situazione è abbastanza particolare e le previsioni sono comunque per una diminuzione dei consumi nei prossimi anni, anche di quelli necessari, ci aspettiamo comunque un ridimensionamento degli utili, per cui diciamo che in questo momento le azioni che abbiamo indicato, o comunque i settori che abbiamo indicato, ai livelli attuali potrebbero essere già ben prezzate, cioè equamente prezzate. Diciamo sarebbe più o meno indifferente investire o meno a questo livello di prezzi. Chiaramente se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dovesse essere ribassi consistenti sui mercati, io vi dico non vi spaventate, continuate a mantenere le azioni se le avete in portafoglio, se invece non ne avete e avete molta liquidità, iniziate a posizionarvi su queste azioni che abbiamo indicato anche come settori nelle puntate precedenti. Poi a seconda degli stati in cui uno opera, dei mercati in cui uno opera, può scegliere quello che più preferisce o quelle su cui magari ha maggior conoscenza, per cui si sente più sicuro investire su uno piuttosto dell'altro. Il consiglio è sempre diversificare, prendere almeno insomma di mira 7 o 15 aziende a seconda del capitale che si vuole investire e investire un po' alla volta. Magari se uno ha 100.000, una parte del proprio patrimonio, ha fatto 100 un patrimonio, vogliamo investirne 30 in azioni, di queste 30 direi di investirne in 5 tranche da 6 e iniziando insomma, magari se non fin da subito, sui primi ribassi ci dovessero essere, e via via, mano a mano che si dovesse essere ulteriori ribassi, entrare con le altre tranche. L'aspettativa è che pur considerando un deterioramento dei consumi nei prossimi anni, a prescindere da chi vincerà le prossime elezioni, è che più o meno al di sotto del livello che il mercato ha raggiunto nel luglio scorso non si dovrebbe andare, o se dovesse ciò capitare per qualche crack improvviso, potrebbe accadere solo per pochissimi giorni o pochissime ore e sarebbero delle grosse, grosse occasioni di acquisto da non perdere. Ma la mia aspettativa è che non si scenda al di sotto di quei livelli, anzi forse non li raggiungeremo nemmeno più quei livelli, ma probabilmente un ritracciamento rispetto ai livelli attuali ci sarà. Se invece, e potrebbe anche capitare che ci sarà una pausa sui prezzi, ma che magari riprenderanno subito la salita. E allora, da questo punto di vista, dico facciamo attenzione, perché i mercati azionari mondiali sono proprio appesi a un bilico, cioè, a mio avviso, in questo momento ci sono molti punti, anche istituzionali, che stanno decidendo, facendo le loro analisi, per capire se vale la pena continuare ad acquistare azioni, perché magari il peggioramento dei consumi è inferiore a quello che si prospettava, e quindi in questo caso potremmo assistere a ulteriori rialzi, oppure invece, come dicevamo nelle scorse settimane, potrebbe essere peggio, comunque più o meno come previsto, e quindi quantomeno assisteremo a dei ribassi dovuti anche alle vendite dei fondi istituzionali. E questo perché lo diciamo? Perché indicativamente anche i livelli di prezzi sia del mercato italiano che del mercato statunitense in particolare hanno raggiunto più o meno con oggi, con la chiusura di oggi dei prezzi di mercato di oggi, più o meno i massimi dell'ultimo anno e mezzo. E in genere da questi punti più o meno di massimo o minimo di periodo, in genere se lo scenario di analisi economica non è cambiato, si ritorna indietro.
Quindi, se i fondi istituzionali, nella loro analisi che hanno, che svolgono sulle economie occidentali, dovessero aver valutato che ormai non vi sono previsioni di ulteriore miglioramento o comunque di un minor peggioramento dell'economia, probabilmente questo ai livelli di oggi, più o meno poco sopra, diciamo un altro 1%, potrebbero scattare le vendite perché lo scenario per loro non è cambiato e quindi oltre questo, a loro avviso, non vale la pena acquistare. Viceversa, se le loro analisi dovessero prevedere uno scenario migliore rispetto a quello precedente, è chiaro che continueranno negli acquisti e questo porterà i prezzi al di sopra dei livelli massimi raggiunti nell'ultimo anno e mezzo. E da questo punto di vista bisogna fare molta attenzione al livello dei 1475 punti dello standard S&P 500, l'indice guida delle azioni americane, e che se superato il quale è probabile che, molto probabile che lo standard del pool 500 possa fare un rialzo di un ulteriore 6-7% rispetto a questo prezzo che ho indicato, cioè di 1475, portandosi in pochi mesi attorno anche ai 1550-1560 punti, quasi sui massimi storici. Stesso discorso per l'indice italiano, che oggi è arrivato quasi a superare quasi quota 17.000 punti e che ha il suo massimo intorno ai 17.200 punti, e qualora dovesse sfondare questo livello per almeno 2 giorni e mantenersi al di sopra di questo livello per almeno 2 giorni, a livello statistico è molto probabile che inizi un movimento che vada anche ad estendersi fino attorno ai 20.000 punti, cioè che possa guadagnare quasi anche un 15% rispetto ai prezzi attuali. Chiaramente il rialzo per l'indice italiano è più prospettato e più corposo perché è stata più bistrattata la borsa italiana, che è il fattore che è stato dovuto soprattutto alla problematica sul debito pubblico. E poiché ci troviamo in questa fase di incertezza sull'azionario, il consiglio di adottare la seguente strategia. Cioè, qualora si acquistino azioni, ci si può proteggere da ripassi eventualmente non prospettati. Innanzitutto, l'indicazione è acquistare una volta superato, se proprio dovete acquistare, o acquistare una volta superati con decisione quei livelli. Quindi, diciamo, se c'è una chiusura per 2 giorni, una chiusura dei prezzi giornalieri per 2 giorni successivi ai punti massimi indicati, oppure acquistare su un ribasso di almeno il 5%. Bene, fatti questi acquisti, per proteggersi si può fare contestualmente acquistare le azioni di una società e contestualmente vendere un'opzione di acquisto a scadenza un anno sulle stesse azioni. Faccio un esempio. Per esempio, possiamo comprare Enel, oggi è a 3,20, facciamo 3 euro per arrotondare per capirci meglio, acquistiamo Enel a 3 euro. Vendiamo un'opzione di acquisto sull'Enel sul livello di prezzo a 3 euro su scadenza dicembre 2013, cioè vendiamo un contratto a una terza parte sul mercato, sono strumenti trasparenti sul mercato di IDEM italiano, vendiamo un contratto a una terza parte a cui offriamo l'opzione di acquistare le nostre azioni allo stesso prezzo a cui le abbiamo acquistate noi, cioè di 3 euro. Bene, questo contratto che noi andiamo a vendere, questa facoltà che noi vendiamo dal terzo operatore sul mercato, attualmente ha un valore di circa che oscilla tra il 10, tra il 7 e il 15% a seconda delle azioni, della volatilità delle singole azioni. Questo significa che acquistare un'azione ad un prezzo tale che seppure dovesse scendere poi per valore del 7-10%, cioè nel prossimo anno, ci troveremo comunque protetti per questa parte dal fatto che abbiamo venduto questo contratto e che non sarà riscosso, e incassiamo subito il denaro. Cioè, per esempio, vendiamo il contratto a 30 centesimi, acquistiamo l'azione a 3 euro, quindi ogni azione di fatto ci viene a costare 2,70 euro. Se nel prossimo anno Enel dovesse perdere il 10% e quindi portarsi attorno ai 2,70 euro, la controparte non avrebbe interesse
ad esercitare il contratto, noi avremo l'Enel, potremo vendere a 2,70, che poi in realtà sarà il vero nostro prezzo di carico, visto che avremo acquistato a 3 euro, meno il premio di 30 centesimi, cioè 2,70. Nel frattempo avremo incassato anche il dividendo di 26 centesimi, che dovrebbe rimanere almeno al momento lo stesso anche il prossimo anno. E viceversa, in un caso di rialzo, è vero, non avremo tutti i benefici del rialzo, perché chiaramente il nostro beneficio sarà solo nel premio che abbiamo venduto, cioè in quei 30 centesimi, dato che la controparte ci chiederà di consegnargli le azioni al prezzo di 3 euro. Ma in qualsiasi caso avremo fatto un ritorno del 10% sul capitale investito, perché a comprare 3 euro un'azione Enel vendiamo il premio a 30 centesimi. E chiaramente sui 3 euro per azione, 30 centesimi sono il 10%. Nel frattempo, magari, se l'operatore controparte esercita il contratto successivamente a giugno, quando in genere staccano i dividendi Enel, il nostro rendimento non solo avrà quel 10% dovuto al premio incassato, ma anche un ulteriore 5-6% per la metà del dividendo staccato a giugno dall'azione Enel. E quindi, diciamo, è un modo di investire questi in azioni un po' più articolato, ma che comunque ci ripara da eventuali ribassi, anche se magari non ci consente di prendere dei rialzi molto corposi. E in questo momento è consigliabile, perché sì, ci aspettiamo al massimo, nel caso in cui dovesse sfondare i massimi, il mercato, al massimo un rialzo per il mercato italiano del 15%, per cui ne vale la pena fare un'operazione del genere, cioè quindi mettersi in difesa parte del proprio investimento, limitando i guadagni, perché ci aspettiamo che comunque sostanzialmente anche ulteriori rialzi abbiano una certa limitazione e non siano così corposi come sono stati da luglio fino ad ora. E in qualsiasi caso, invece, su ribassi molto molto corposi, nell'ordine del 10% almeno, bisogna iniziare, come dice già nelle scorse settimane, ad entrare forte con la propria liquidità su queste azioni. Quindi il consiglio ancora è mantenere molta liquidità per avere occasioni di acquisto su immobili già oggi magari venduti a un ottimo prezzo, o mantenere la liquidità perché nei prossimi mesi avremo ulteriori ribassi dei prezzi degli immobili, con un'attenzione a chi vincerà le elezioni, perché se dovesse riuscire in qualche modo Berlusconi a vincere, il fatto che lui tolga l'IMU sulla prima casa potrebbe essere un ottimo deterrente affinché i prezzi non continuino a scendere. In quel caso magari uno potrebbe valutare subito l'acquisto, anche se i prezzi non continuano a scendere. Allo stesso tempo, mantenere liquidità per avere occasioni di acquisto su azioni, quindi quote di società in cui che vendono beni la cui domanda è rigida. E ancora, per chi è interessato a svolgere anche attività imprenditoriali, può essere sicuramente conveniente vedere in giro se ci sono piccole aziende che offrono ottimi prodotti e che magari si trovano in momenti di difficoltà e che hanno bisogno di soci che apportino capitale. Chiaramente sono situazioni da valutare caso per caso, se ne ha voglia, se si ha voglia di fare impresa, e lasciarsi consigliare in quel momento, chiaramente, da un consulente aziendale per capire bene in che cosa si va a mettere, dove si vanno a mettere le mani. Anche se siamo leggermente fuori tempo, prendo giusto altri 3 minuti per darvi un ulteriore consiglio su come far rendere meglio la vostra liquidità. Un'operazione interessante, ulteriore da farsi, che potrebbe farsi, è fare affidamenti, farsi dare affidamenti in dollari o in yen dalle banche di cui si è cliente, magari mettendo a garanzia titoli che si hanno in portafoglio. E attualmente un affidamento in dollari o in yen, su un affidamento in dollari o in yen si paga attorno all'1-1,5%, comprese di commissioni all'anno. In più ci si può coprire dal rischio di cambio, perché prenderemo questi soldi in dollari o in yen e li convertiremo in euro. Quindi avremo un costo per interessi dell'1,5%, li convertiremo in euro, ma in più potremo comprare un contratto che ci garantisca dall'oscillazione di cambio, in modo da non dover restituire più dollari di quelli che prendiamo a prestito. E tra contratto di copertura e interessi sull'affidamento che ci viene fatto, andremo a pagare attorno al 2,5% attualmente.
1,5% annuo per il tasso di interesse sull'affidamento più la pratica di affidamento, più il costo di pratica di affidamento, e un altro 1% per pagare il di valore per pagare il contratto di, che ci eviti l'oscillazione, ci eviti il rischio di oscillazione dei cambi. E quindi avremo, noi ci potremo far prestare con dei titoli che abbiamo già in portafoglio, ad esempio un capitale, facciamo di 100.000 dollari al 2,5%, li convertiremo in euro e investiremo questi euro magari in un conto di deposito vincolato a un anno, a 6 mesi, da rinnovare poi per altri 6 mesi, laddove i tassi attuali su questi conti di deposito in Italia offrono anche rendimenti del 4%. Ok, allora io in questo caso ci potremmo prestare 100.000, ecco, per semplificare, facciamo 100.000, 100.000, 130.000 dollari, che sono circa 100.000 euro al cambio attuale. Metteremo questi 100.000 euro al 4%, che verrebbero a fare 4.000 euro, meno la ritenuta fiscale del 20%, sarebbero 3.200 euro. In realtà su questi 100.000 euro, 130.000 dollari, andremo a pagare in euro, tra interessi e copertura per il rischio di cambio, andremo a pagare al massimo 2.500 euro. Quindi sarebbero 700 euro di guadagno rispetto a soldi che ci presta completamente la banca a fronte di una garanzia che noi poniamo di titoli che già abbiamo in portafoglio. In questo modo i nostri titoli in portafoglio non solo genereranno le cedole che già ci offrono, i rendimenti che già ci offrono, ma avranno in più questo ulteriore extra rendimento dovuto semplicemente a questo accorgimento privo di rischio, sostanzialmente privo di rischio. E ora, terminata qui diciamo la sezione operativa della trasmissione, vi voglio salutare lasciandovi con un invito. Oggi io, navigando su internet alla ricerca di informazioni finanziarie, come sempre, insomma, ho trovato, si è aperto un sito, credo da alcuni giorni, che si chiama Contante Libero, www.contantelibero.it. È una serie di persone con cui cercherò di prendere contatti nei prossimi giorni, che hanno cominciato una sottoscrizione, una petizione affinché il contante non venga abolito completamente, come potrebbe essere nei progetti dell'agenda Monti o di altre agende a livello occidentale, almeno per quanto riguarda alcune forze politiche. Per vari motivi noi riteniamo che, nonostante è vero ci siano dei vantaggi nell'abolizione totale del contante, ma ci siano più gli svantaggi in questo caso, per cui almeno io personalmente, non, ed è la mia linea personale, non è la linea di Libere TV, non so chiaramente quale sia la linea di ognuno di noi di Libere TV, è la mia quindi strettamente personale. Quindi l'invito per chi come me pensa che mantenere anche il contante in parallelo alla moneta digitale sia una grande forma di libertà, informo che c'è da oggi questo sito www.contantelibero.it, che sta prendendo sottoscrizioni per questa grossa battaglia di libertà. Loro hanno l'obiettivo di raggiungere i 200.000 sottoscrittori, ad oggi erano 4.500 sottoscrittori. Io ho sottoscritto questa petizione, mi pare che fosse il 4.430 o giù di lì, potete trovarmi, e vi invito a rivedere quella trasmissione che facevo l'anno scorso, sulle due trasmissioni fatte da Liberi TV sull'abrogazione del contante. Furono due belle trasmissioni che magari possono essere utili per farsi un'idea sulla problematica. E con questo, anche per stasera, vi lascio con un ottimo saluto e un augurio di un buon, anzi di un ottimo 2013, che ci faccia lasciare alle spalle questo grigiore che abbiamo avuto negli ultimi anni. Questo è l'augurio a tutti. E spero che in qualche modo io possa esservi utile a navigare in questi momenti particolari della vita della nostra civiltà, della civiltà occidentale. Chiunque di voi avesse intenzione, avesse voglia di farmi delle domande o di chiedermi qualcosa in particolare, lo può fare tranquillamente scrivendo una mail a Liberi TV, che mi verrà girata e a cui prontamente non mancherò sicuramente di rispondere.
con questo vi lascio ancora un mio abbraccio, un mio saluto. Buonasera a tutti da parte di Alfredo Pavociulo e di Liberi TV.